Situazione di ansia e preoccupazione per i 39 lavoratori della Minosse, società portuale che opera all'interno della centrale per lo scarico del carbone, in vista della chiusura prevista per il 31 dicembre 2025. I dipendenti hanno inviato una lettera a tutti e sei i candidati a sindaco del comune di Civitavecchia per capire le loro intenzioni a riguardo. Quello che noi chiediamo, al di là dell'occupazione, è anche la possibilità di attingere ad ammortizzatori sociali che vadano a tamponare la nostra situazione, che a breve si farà difficile perché potremmo anche entrare in cassa integrazione. Ci sono dei fondi europei che conosciamo da tanto tempo e chiediamo quindi al futuro sindaco di intervenire in questo senso. Il giorno successivo alla chiusura noi siamo tutti a casa disoccupati, noi tutti, padri di famiglia, eccoci qua, tutti a casa disoccupati. Cosa chiediamo alle istituzioni? Chiediamo che vengano portati avanti i progetti che ci sono in essere, che lo Stato dovrebbe garantirci, perché è un nostro diritto, è un loro dovere e far sì che ciò avvenga, un posto di lavoro. È una situazione davvero, come dire, drammatica, perché comunque aspettiamo tutti un lavoro per il dopo, per il famoso phase out del carbone, che è imminente e quindi manca pochissimo, e questo a noi non va bene. Stiamo praticamente cercando di lottare su tutti i tavoli e ci aspettiamo che qualcuno ci dia risposte sensate e soprattutto imminenti, perché il tempo delle chiacchiere deve finire, è ora di fare i fatti.